La psoriasi del cuoio capelluto è una malattia infiammatoria che colpisce il 2-3% della popolazione. Ne parliamo con Valeria Corazza, presidente a Piafco. Benvenuta Valeria. Grazie dell'invito, è un gran piacere ritrovarmi qui con voi. Grazie a te Valeria. Appunto, tu sei la maggiore esperta italiana di psoriasi. Oggi parliamo di psoriasi del cuoio capelluto. Come si manifesta questa tipologia di psoriasi? Beh, diciamo prima di tutto una cosa, che la psoriasi del cuoio capelluto ha tutte le caratteristiche della psoriasi in generale, no? Quindi è una malattia infiammatoria, immunomediata, cronica e recidivante. Può colpire il cuoio capelluto solamente, perché c'è un 25% di chi soffre di psoriasi che ha la psoriasi soltanto nel cuoio capelluto. Ed è comunque una delle prime sedi nelle quali si presenta. Moltissime persone, non soltanto gomiti, non soltanto ginocchia, ma il cuoio capelluto è veramente preferito come inizio di questa malattia. Molti credono che sia un po' di forforina, fanno passare un po' di tempo e intanto poi invece la malattia si allarga. Si manifesta con delle chiazze eritematose rosse, con sopra attaccato, ma proprio attaccato fortemente, delle squame bianche argentee che sono adese, difficili da staccare. Manifesta con grande secchezza del cuoio capelluto ed è, diciamo, una zona che, pur potendola curare, diciamo così, il trattamento può essere abbastanza noioso, visto proprio la presenza dei capelli. È una psoriasi come tutte le altre, comunque. Valeria, questa appunto psoriasi del cuoio capelluto può essere confusa con altre patologie? Beh, sì, una delle prime cose, le prime patologie con le quali si può confondere è la dermatite seborroica, perché tutte e due hanno, diciamo così, questa forforina, però nella dermatite seborroica c'è grasso attaccato ai capelli, cosa che invece nella psoriasi non è, perché abbiamo appunto appena detto che la secchezza del cuoio capelluto è la caratteristica della psoriasi. Volevo anche dire che quando si parla di psoriasi del cuoio capelluto, purtroppo a volte si allarga, scende un po' sulla fronte, molto spesso di dietro qui alle orecchie, colpisce anche le orecchie. Si intende cuoio capelluto, vediamolo però in una forma anche purtroppo allargata, perché sono zone quelle lì molto visibili e che possono creare imbarazzo. Certo, ci sono diverse forme di psoriasi del cuoio capelluto. Sì. Ne posso elencare 3-4. Comunque Sì. c'è una forma che è semplicemente molta, 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 molto, molta forfora, molta polvere bianca, molto pruriginoso, si attacca molto al prurito e può creare anche un po' di caduta di capelli. Quella che è la più diffusa come psoriasi è quella placche, quella che ho descritto precedentemente, su una base eritematosa con sopra delle squame. Poi c'è la sebo psoriasi, che è quella che più si può confondere, per esempio, con la dermatite seborroica. Poi c'è proprio quella che si chiama calotta, che prende proprio tutto, tutto, tutta la calotta del cuoio capelluto, e c'è una forma eritematosa che invece è soltanto molto rossa e con meno squame. Direi che sono questi i cinque tipi più comuni, quelli diciamo così, conosciuti poi come psoriasi del cuoio capelluto. Sono cinque tipi.
Sì, ecco, la psoriasi del cuoio cabelluto, tu anzi ne hai detto prima, lo hai detto prima, ne hai accennato, può comparire anche da sola, oppure naturalmente ci possono essere pazienti che hanno la psoriasi e non avere la psoriasi anche nel cuoio capelluto. In che percentuale compare la psoriasi del cuoio capelluto in coloro che appunto hanno già scoperto di avere la psoriasi nel resto del corpo? Almeno il 25% dei pazienti hanno la psoriasi anche sul cuoio capelluto. È Quindi, una grossa percentuale. almeno il 25% dei pazienti che hanno la psoriasi, del cuoio Sul capelluto poi la corpo se la trovano sviluppano anche sulla cute. in altre parti del corpo. Bene. Ecco, la familiarità, scusami, quanto è importante? È importante in questo senso, se tu hai un genitore che ha già la psoriasi, hai perlomeno un 30% di possibilità che ti venga di nascere con la psoriasi. Se ne hai due, supera il 50%, fino al 60%, perché non è automaticamente ereditaria, dobbiamo dire che c'è una predisposizione, non è proprio ereditaria, salta per esempio delle generazioni, c'è il nonno che ce l'ha, il padre non ce l'ha e ce l'ha il nipote, però chiaramente se è una familiarità vicina, cioè padre e figlio, potrebbe essere più facile averla. È una malattia genetica. E quindi come tale noi quando nasciamo ce l'abbiamo, poi dopo viene fuori normalmente per qualche fattore scatenante che possono essere di varia origine, come sapete, perché per esempio ci sono dei farmaci che favoriscono l'esplosione della psoriasi, ci sono dei grossi lutti che possono favorire l'esplosione della psoriasi, dei traumi e quindi c'è il fattore scatenante, però la psoriasi tu l'avevi già dentro, per cui ci sono delle persone che, non so, la psoriasi gli viene fuori a 60 anni, mentre la maggioranza delle persone la psoriasi arriva dai 10 ai 30 anni. Questa è, diciamo così, la fascia dove la psoriasi si manifesta con maggiore frequenza. Valeria, ascolta, abbiamo parlato appunto di farmaci e di fattori scatenanti. Ecco, quali sono questi farmaci? Possono essere degli antibiotici, per esempio, perché una grossa influenza da per sé potrebbe essere scatenante. Dei FANS, cioè degli antidolorifici, è per questo che quando noi raccomandiamo sempre di essere seguiti da un medico, perché a volte, senza saperlo, casomai prendiamo un farmaco che potrebbe, scatenare, diciamo così, questa psoriasi che può essere sempre latente. Tieni presente che comunque su 2 milioni di abitanti un terzo soffre di psoriasi in forma severa e grave, per i quali effettivamente la vita è particolarmente difficile. In altri casi può essere localizzata in certe zone. Lo sai che anche di psoriasi ci sono tanti tipi, per esempio la psoriasi inversa, che è localizzata nel lingue, nel sottosseno, nelle pieghe. Questa, più che dar fastidio, diciamo così, alla visibilità, è molto impegnativa per quello che è un rapporto affettivo, diciamo. E quindi ti può venire anche soltanto qualche macchiolina, però esiste per forza un fattore scatenante. Fattore Viene sempre scatenante. detto una malattia psicosomatica. No, non è una malattia psicosomatica. Diciamo che è una malattia dove l'aspetto psicologico assume un'importanza incredibile. Però perché anche dicono così? Perché è un lutto, un dispiacere, può senz'altro farti venire la psoriasi, perché la psiche nel malato psoriasico è sempre molto fragile. Valeria, appunto, chi è maggiormente colpito? Abbiamo detto la fascia di età, uomini e donne, c'è differenza? No, è una Quindi. malattia che la psoriasi e quindi anche quella del cuoio capelluto
colpisce nella stessa misura, casomai c'è il 49%, 51%, ma diciamo che colpisce nella stessa misura sia gli uomini che le donne. Questo lo sappiamo da molto tempo. Le cause, abbiamo parlato della causa genetica, anche per il cuoio capelluto, i traumi, i dispiaceri in questo caso fanno la differenza, possono scatenarla. La psoriasi del cuoio capelluto è a tutti gli effetti una psoriasi e quindi segue evidentemente le regole della psoriasi. Non possiamo, hai capito, dire che ci possano essere delle ragioni particolari. Si localizza lì invece che localizzarsi da qualche altra parte. E come ho detto, è comunque una localizzazione molto amata, diciamo, perché ci sono tanti che ce l'hanno anche solo nel cuoio capelluto. Valeria, appunto, la diagnosi, come avviene la diagnosi e chi la deve fare? Beh, la diagnosi come al solito è a vista, deve essere lo specialista o comunque diciamo che il gradino, voi lo sapete, nel nostro servizio sanitario si va prima da un medico di medicina generale, o molti vanno anche da uno specialista ambulatoriale. Diciamo che lo specialista in tutti i modi è quello che ad occhio può riconoscere se una dermatite seborroica, qualche altra malattia, perché al cuoio capelluto se ne possono al limite essere delle altre, o se è psoriasi. Quindi è soltanto un esperto che può dirti esattamente che cosa sono quelle crostine che tu hai nel cuoio capelluto e che ti danno un gran fastidio e un gran prurito. Ecco, quindi, come diciamo sempre, affidarsi a uno specialista perché curarsi da soli o perché qualcun altro ti dice delle cose è veramente molto rischioso. Perché se diciamo che nella psoriasi una delle cose principali è la diagnosi precoce, perché lasciarla lì, perché dice una crostina non è niente, diventano 2, 3, 4, 5, dopo diventa più impegnativo anche curarla perché non è più una macchiolina, ma casomai si è estesa, quindi diagnosi precoce è fatto da uno specialista. Queste sono le cose che noi chiediamo sempre ai malati di credere e di andare da uno specialista e seguire quello che lo specialista ti dice di fare, che è fondamentale. Valeria, anche perché la psoriasi può continuare a colpire altre parti del corpo fino a diventare anche interna, cioè attaccare degli organi interni, giusto? Quindi se trascurata comunque viaggia, è una patologia che viaggia nel corso del tempo, come così come può in alcuni periodi regredire e poi manifestarsi di nuovo, giusto? Sì, sai, oggi ringraziando Dio abbiamo molte cure per poter tenere sotto controllo, diciamo, questa patologia, perché sono farmaci topici, quando diciamo, l'estensione non è tanto grande, farmaci sistemici tradizionali, per poi arrivare ai farmaci sistemici biologici o biosimilari. Quindi abbiamo molti, diciamo così, mezzi che erano assolutamente impensabili soltanto 15 anni fa. Ciò non toglie che però bisogna, appena si ha la psoriasi, curarla, perché casomai inizi che ce l'hai appunto topica, lei si estende e lo specialista ti dirà di passare a un farmaco sistemico oppure a un farmaco biologico. Quello che la nostra associazione fa è soprattutto che ci sia un accesso equo in tutto il nostro paese, vale a dire che le cure, anche le migliori, siano disponibili in ogni parte del nostro paese, che spesso non è così, anche perché poi noi non abbiamo un servizio sanitario nazionale, ma abbiamo 21 servizi regionali. E ogni regione al momento può prendersi delle decisioni che possono essere in contrasto con la regione di fianco. È per questo che anche nella psoriasi c'è
trasferimento, pellegrinaggio, diciamo, per cui uno da una regione va a un'altra perché sai che in quella regione lì sono più disponibili a darti il farmaco biologico, mentre in altri casomai sono più restie. Noi parliamo che per la nostra servizi assistenziali parlano di costo, noi lo vediamo come un investimento invece, perché curare e guarire o far star meglio, perché la psoriasi poi non guarisce, un paziente significa anche metterlo in condizione di condurre una vita assolutamente normale, fra le quali per esempio andare al lavoro, che se invece si trova non curato, anche questa è una perdita di valore a livello nazionale. Fintanto che si vuole ritenere certe cure un costo, non mi piace molto. Noi facciamo la battaglia perché invece venga considerato diversamente. Valeria, il trattamento varia in base a cosa? Il trattamento della psoriasi del cuoio capelluto. Beh, varia un po', a seconda del tipo che è. Comunque, normalmente la prima cosa che noi dobbiamo fare è quella di cercare di staccare in un modo che non sia lesivo per i capelli le crosticine. Quindi vengono utilizzati all'inizio dei cheratolitici che sono l'acido salicilico o comunque qualche cosa di molto grasso che serve per togliere senza sforzo, diciamo così, le crosticine. Poi, quando la crosticina è venuta via, e può benissimo succedere il giorno dopo perché questa si stacca, allora tu puoi procedere con dell'altro farmaco per curare la parte sotto, la parte eritematosa, e in questo caso vengono molto utilizzati delle schiume, delle lozioni a base di cortisone, possibilmente a non elevata potenza. Queste, diciamo, sono le cose e ti verrebbero richieste di farle 2 volte al giorno, mattina e sera, almeno per 7 giorni. Per dopo puoi passare a una volta solo alla sera. Quindi voglio dire, è un impegno curarsi questa psoriasi al cuoio capelluto, perché casomai ti devi mettere una cremina alla sera, la mattina togli, ti lavi e ci metti sopra la lozione. E poi ricominci. È abbastanza complesso, bisogna alzarsi più presto e coricarsi più tardi. Curare la psoriasi del cuoio capelluto è veramente un impegno e serve comunque anche qui andare dallo specialista, il quale ti dirà qual è l'agente cheratolitico più adatto per te, così ti dirà anche qual è il composto cortisonico più adatto, perché se voi guardate sulle etichette esistono dei composti ad alto contenuto di cortisone o a basso. Quindi a seconda del tipo di psoriasi che ha, il medico ti consiglierà il prodotto più adatto. A volte si può anche consigliare, se uno eventualmente non può fare mattina e sera, fare senz'altro la sera e poi dopo una cura al weekend. Perché, come dicevo, è estremamente impegnativo. Tu, non so, è difficile che uno esca con i capelli tutti unti o cose di questo genere. Certo. Io ricordo in passato che stavo benissimo perché avevo un bel visetto, però non mi mettevo il foulard con qua una spilla o cose di questo genere. Però quando mi veniva ancora i capelluti, porca miseria, adesso comincia proprio un impegno quotidiano che è Quotidiano, veramente certo. noioso. Però se ne può venire fuori. Diciamo che quando invece prende tutta la calotta, quando c'è il discorso che è molto infiltrata, in questo caso il medico potrebbe invece suggerire anche di fare una cura sistemica, perché la calotta è molto, diciamo così, una zona estesa prima di tutto, ecco, perché avendola tutta calotta diventa una zona estesa. Molto fastidiosa e come averla, non so, anche se uno ce l'ha nelle mani, possono essere quelle parti che
per cui gli specialisti danno anche il farmaco sistemico per poi arrivare assolutamente anche a quello biologico. Però dipende da come tu già tratti la tua psoriasi dal momento in cui appare. L'igiene evidentemente è molto importante perché bisogna lavarli spesso, perché quando si fa questo trattamento cheratolitico bisogna prima lavarlo per poi metterci il cortisonico sopra, usare casomai degli shampoo particolari, shampoo che ancora contengono agenti cheratolitici oppure anche antimicotico, antifungo, perché poi siccome ci si gratta ci possono essere delle componenti estranee e bisogna tirarle via assolutamente, e oggi si trovano tutti i prodotti necessari. E continuare però, per esempio, anche nel momento in cui si pulisce, lo sai che è recidiva, e quindi evitare la pulizia perché non c'è più la crosta, ma continuare a dare la lozione e un buon shampoo. È un buon shampoo. D'estate, la psoriasi del cuoio capelluto può trarre giovamento da questa stagione come le altre tipologie di psoriasi? Direi molto meno perché è coperto dai capelli. Quindi nel momento in cui invece fosse scesa anche sulla fronte, bisogna sì, esporsi al sole, che fa sempre bene, ma sempre con una protezione. Non dimenticate mai di mettere la protezione anche al 50%, perché i raggi ultravioletti fanno bene, ma fino a un certo orario, e poi dopo perché un assorbimento che poi crea una bruciatura, facciamo danno su danno. Quindi la protezione è assolutamente fondamentale. La convivenza con la psoriasi del cuoio capelluto, tu lo hai già accennato, insomma, è molto faticosa. Anche nei bambini vale lo stesso trattamento. Ecco, come si può gestire ancora meglio? Qualche consiglio? Ma sai, vivere con questa è la cosa che ti dà più fastidio, che c'è questa pioggia di fosfora, quindi prima di tutto evitiamo di vestirci di nero, che così già è una cosa principale, vestiamoci di bianco, perché si vede, hai capito? Anche se è coperto dai capelli, però non è vero, cioè comincia a cadere ed è estremamente, diciamo, imbarazzante, perché dà anche l'idea, non solo quello, che sia qualcuno che non si lava, perché chi è di fronte a noi, casomai, dice: ma Cristo, non potevi Certo. fare la doccia prima di uscire, o cose di questo genere qua. Ecco perché insisto nel dire lavaggio frequente, continuare anche quando non ci sono più queste grosse squame, ma continuare a dare questo cortisonico leggero per un bel po', anche quando si è risolto, diciamo così, il problema della psoriasi forte. Diciamo, è complicato, così come è complicato vivere con la psoriasi nelle zone che si vedono. È complicato perché purtroppo, anche qui riguarda, ho fatto un webinar alle scuole, ho detto: sapete che cos'è la psoriasi? E per Bacco il tre quarti delle persone non lo sa, quindi bisogna, noi che ce l'abbiamo, dobbiamo anche metterci nei panni di quello che è di fronte, e purtroppo l'ignoranza regna sovrana se noi non ci diamo sempre da fare, almeno noi la nostra associazione fa moltissime cose, a ciò che uno, le persone possano sapere che cos'è la psoriasi e sappiano prima di tutto che non è una patologia contagiosa, perché l'ignoranza fa pensare anche questo, hai capito? Lo sappiamo, sì, è sempre è Okay. stato così, anzi forse negli ultimi anni questa tendenza, per fortuna, con la diffusione delle giuste informazioni sta regredendo. Il fenomeno di Koebner cos'è? Ah, il fenomeno di Koebner è questo. Per esempio, d'estate, se tu ti metti una cintura, un elastico che è bello stretto, sicuramente dopo una settimana, nella zona dove porti questo elastico stretto, viene fuori la psoriasi. Può venire fuori su delle cicatrici,
diciamo che è un fenomeno che arriva sulla pelle sana a seguito di un trauma. Un trauma che può essere il trauma per appunto leggero, anche lo sfregamento, per esempio. Non so, d'estate quando è molto caldo, lo sfregamento all'interno delle gambe. Questo è un fenomeno di quello, se hai un anello molto stretto, cioè tutto quello che diciamo colpisce la pelle in un modo fastidioso o anche per il disco dopo un trauma è un fenomeno che viene fuori. Quindi è semplicemente quando si dice indossare abiti non troppo stretti. Che dove non ci siano sfregamenti, sono i consigli che vengono dati. Ecco, questo è il Ecco, fenomeno. anche a Devo chi soffre. dire, sul cuoio capelluto succede che non dobbiamo assolutamente provare di togliere le placche se prima non sono state messe con delle creme unte, con il farmaco che avevamo detto del cheratolitico. Va bene, che può essere anche della vaselina, semplicemente delle volte, o l'acido salicilico, per rimuovere gentilmente queste placche, perché se noi lo vogliamo tirare via quando è tutto secco, tiriamo via anche i capelli, e molto spesso se prima noi non ungiamo, non rendiamo la placca facile da tirare via, si possono poi creare delle piccole zone di alopecia, perché normalmente il capello ricresce quando cade però durante la pulizia, ma se viene tirato via con forza, dopo non cresce più e si possono creare per l'appunto delle bolle di alopecia nel cuoio capelluto, che non è la cosa migliore da farsi. Della psoriasi bisogna che se ne parli e bisogna che ne parlino anche dei personaggi famosi. E noi stiamo facendo la caccia ai personaggi famosi che abbiano il coraggio di dire che soffrono di psoriasi e che non si vergognano. Abbiamo preso nella rete, no, una persona assolutamente squisita, ma abbiamo scoperto che anche Marchisio, il cacciatore, ce l'aveva e ci ha dato la possibilità di utilizzare una sua testimonianza. Bisogna che la gente lo sappia, si vive bene lo stesso, ma bisogna fare come facciamo tutti, curarla, curarla, curarla. Si può fare e la possiamo tenere sotto controllo. Bene, grazie ancora Valeria Corazza, presidente APIAFCO, per essere stata con noi oggi, nostra ospite. Grazie ancora. Ciao Valeria. È un piacere, alla prossima!